Per la terza volta nella sua storia, la comunità di Torre Pellice ha accolto con entusiasmo un presidente della Repubblica, venuto a rendere onore a una terra e a una popolazione che hanno fatto del dialogo fra i popoli e della promozione della pace e della convivenza fra diverse confessioni religiose una missione e un esempio. Il presidente Sergio Mattarella è stato ricevuto dalle autorità locali e regionali e ha partecipato allo scoprimento della targa in ricordo di Altiero Spinelli, padre del Movimento Federalista Europeo, che nel 1943, appena liberato dal confino politico a Ventotene, fu ospite a Torre Pellice della famiglia di Mario Alberto Rollier, membro del Partito d'Azione. È stata l'occasione per rievocare il primo discorso pubblico che Altiero Spinelli, come leader del neonato Movimento Federalista, tenne a Torre Pellice il 31 agosto 1943, pochi giorni prima dell'armistizio dell'8 settembre e dell'inizio della guerra di liberazione. Durante il convegno L'Europa di Altiero Spinelli, il presidente Mattarella ha ricordato che il sogno europeista è nato anche e soprattutto nelle valli valdese ed è una sfida da completare. Ha poi richiamato la secolare lotta dei valdesi per le libertà di culto, civili e politiche e il loro contributo alla resistenza, salutando Giulio Giordano che partecipò alla resistenza come giovanissimo partigiano e protagonista di quelle imprese. Nella sala del Sinodo Valdese il Presidente della Repubblica ha sottolineato che l'odissea dei valdesi e il loro contributo da credenti al bene comune della Repubblica testimonia il valore della presenza che assicurano alla storia d'Italia ed è paradigmatico della libertà come fondamento della Costituzione. Siamo all'inizio di un anno scolastico e quindi la presenza del Presidente per voi è di stimolo anche per iniziare un nuovo percorso, un nuovo cammino? Sì, tendenzialmente l'arrivo del presidente Torre Pellice ci ha emozionati un po' tutti perché non è un'occasione che capita molto spesso, essendo il liceo Valdese una scuola molto piccola e con molti pochi studenti, adesso con l'arrivo del presidente magari potrebbero arrivare più persone, magari la scuola potrebbe crescere un po' di più. Per il liceo Valdese, come una piccola realtà che è, comunque ci fa sentire molto importanti rispetto a tutta l'Italia e a quello che potrebbe essere diventare questa scuola negli anni comunque, perché questa piccola realtà che è, secondo me, può crescere molto, soprattutto con l'intervento del Presidente e tutte le cose che ha detto sulla storia, perché molti ignorano come è stato creato la storia, come è stato creato il liceo comunque, come ha avuto l'importanza e come è cresciuto negli anni. Secondo me questo intervento può far sì che il collegio cresca e può far dare importanza a tutta Torre Pellice. L'intervento che ha fatto il Presidente è stato molto utile, è stato anche molto interessante. Spero che le parole che abbia detto siano appunto un altro seme per fare un altro grande albero per appunto questi secoli che verranno avanti.